tante altre cose, insomma, che fanno di Legnani un buon giocatore per la categoria. A volte proprio difficile da togliere dal campo, secondo me, mette in difficoltà l'allenatore. È chiaro, perché quando ci sono certi giocatori da marcare, lui è quello che poi si prende il compito di marcare questa volta. Questo tecnicamente si chiama backdoor. Sì, questo lo sapevo anch'io, back da back e door da door, deriva il... Bravo, soprattutto door da door, il gruppo musicale intendi. È chiaro. Il beneficiario... Truccolo non si era accorto che era completamente libero, per fortuna. Truccolo che tenta una penetrazione in area, poi scarica sulla numero 13, Franzoni. Quarto fallo, il quarto fallo di Chiappelli. L'Orlando Bloom di noi altri. Che manda in... C'è il nano che ride. Nano, cioè... Com'è? Allora, nano, com'è che il nano ride? Ma può parlare il nano? In regia può fare tutto quello che vuole, perché lui ma è... Ma soprattutto, che cosa ha vinto? Secondo me ha vinto qualche scommessa per essere lì. La scommessa la sta per vincere il numero 13, Franzoni, che mette a segno probabilmente un 2 su 2, così è. Punteggio all'inizio dell'ultimo quarto, mentre invoca palla dall'altra parte del campo Pederzini. Cosa succede? E quando finalmente gli arriva non la tiene stretta. Quindi questo in termine tecnico, se non vado errato, si chiama backwater. Come si chiama? Backwater, perché cioè, tu chiami palla poi non la tieni stretto, per me è un backwater. Cent'anni, dal punto siamo di collegati vista perché tecnico, è una partita che noi sappiamo che è importantissima, e poi siamo capaci di tutto, quindi sì. Stiamo concentrati. Farioli non sa chi cedere palla, poi la cede a Legnani che la cede in post da basso a Pederzini, trova l'area, nessuno tira si te, prende tira te, tira te. L'impegno di tirare, Cent'anni recupera palla, la porta velocemente dalla parte opposta, poi trova prevedo il time out. Di Gennaro, poi Pederzini. Ma cosa ha nelle mani Pederzini? Credo, time out, credo che sia giusto questo time out da parte di coach Gallo, perché in campo nelle ultime due azioni si sono viste poche idee, ben confuse, quindi meglio ragionarci sopra, sfruttare questo time out per mettere i neuroni a posto di nuovo, anche perché ricordo che una delle prime partite di Galetti è stata proprio quella con Udine, che ancora penso che sia lì che se la sogna la notte, quindi certo. Per prevenire è meglio che curare, chiamiamo time out prima. Questa adesso me l'annoto, perché no, l'altra volta avevo detto no, non è possibile, questa volta vado sulla prevenzione. Vai, prevenire meglio che curare, prevenire meglio che curare, diceva colui, tant'è che il punteggio è fissato sul tabellone 8-29 dal termine dell'incontro, sulla 70 per Lugo, 58 per Costa Volpino. Non so, Marco, se sei del mio parere, ma andava chiamato questo time out. Ma sicuramente sì, perché da un finale di terzo quarto molto buono di Lugo sono partiti in questo minuto e mezzo giocato con allegria. Sì, bene, vediamo. Scusami Marco, stavi dicendo? No, stavo finendo il discorso, ma era un cappello che volevo mettere, che non vorrei che, cioè, questa perdita di concentrazione. Sono rientrati in campo intanto con Lughi in attacco, Pederzini trovato in post basso, penetrazione, scarico dalla parte opposta per Villani, che finta il passaggio, finta anche il canestro, perché prende il ferro e c'è il rimbalzo di Truccolo, che si carica di portare palla dall'altra parte, ci dà Cent'anni, Spatti cerca la penetrazione, consegna a Franzoni non trova il canestro, trova invece il suo 78esimo rimbalzo, probabilmente Farouk Farioli. Villani, piedi per terra, ha il tempo di mirare, però mira bene anche stavolta il secondo ferro, molto preciso nel prendere il secondo ferro. Non era facile.
Per due volte consecutive lo stesso tiro, Truccolo, Truccolo trova Spatti, Spatti si alza, bel canestro questo di Spatti. Segno questo canestro che porta Costa Volpino a sole 10 lunghezze di vantaggio e di svantaggio nei confronti dei padroni di casa dell'Orva Lugo, Coruini in attacco che trova Villani, zona mi sembra... Non dobbiamo smettere di giocare, se no ci suicidiamo. Mancano pochi secondi, si incarica del tiro difficilissimo Farioli, infatti non va a segno, poi Spatti dentro la linea, il semicerchio, lo sfondamento, la spallatina, direi anche la spallatona. Comunque pericolosamente Costa Volpino si avvicina nel punteggio ai padroni di casa, 70-62, 6-38 da giocare, ci si mette anche Ruini che sbaglia questo appoggio, poi prende il rimbalzo Farioli. Abbiamo una rimessa in gioco da 5 secondi. Palla fuori, tiro da 3, canestro. Importante far canestro, perché da 2, da 3, da 1 facciamo canestro. Che difficoltà c'è? Vedi? Finta il tiro, poi se ricarica così. Farioli. Così dicevi? Certo. Oh, scusa. Certo. Così? Tutto previsto, no? A zona Lugo per contrastare questo attacco. Ruini sporca il passaggio di Spatti. Poi ancora Spatti trova, cerca Ventura in area, questa volta raddoppiato, viene fermato, recupera palla Lugo. Velocemente Ruini dall'altra parte, ancora zona, si fa girare, post basso per Villani che riceve anche un fallo. Poteva dare la regola del vantaggio che c'era palla per Terzini sotto canestro. No, è stato bravo che mentre giocava l'uno contro uno con la coda dell'occhio aveva già visto il passaggio, altrettanto bravo Pedersini a farsi trovare sulla linea del canestro e a tenere stretto un pallone non facile alla testa delle ginocchia, secondo me. Bravo. Ruini cerca avventura in area, poi scarico fuori per Villani arresto e tiro, Ferro continua a prendere Ferri. Non a caso quando facciamo azioni dinamiche. E questa volta invece trova il canestro sul taglio di fondo. Su azioni dinamiche siamo altrettanto dinamici a prendere anche rimbalzi di attacco e non ne abbiamo presi pochi oggi. 75-62 il punteggio con Costa Volpino a gestire questo attacco con non qualche difficoltà. Truccolo ancora una volta non prende il ferro, poi Lugo viene graziata da Di Gennaro che sbaglia il più facile degli appoggi al canestro, poi ancora uno Swarovski con un passaggio fra spalla e testa che trova si il compagno. Si intendono questi due, si intendono. Sì, si intendono. Spatti qui... avvitamento per scaricare fuori a Truccolo, Truccolo prende anche lui il ferro e Lugo che chiama Ruini a gestire di questo attacco. Se la prende comoda, poi accelera il ritmo, fuori per Pedersini, dentro fuori con Farioli e tiro di Ruini che questa volta non è fortunato, poi Legnani ferma l'azione di contropiede di Cent'anni commettendo un fallo, si scusa del fallo Legnani e viene chiamato time out da Crotti. Nel cercare di rimediare la concentrazione dei suoi a 4:31 dalla fine, che lo vede sotto di 15 punti sul punteggio Lugo 77 e Costa Volpino alias Vivigas Alto Sebino 62. Sai, interessante il dato che i punti in area di Lugo sono 34 su 77. Contando che sono solo 9 tiri liberi, insomma, sono pochi questi punti in area, vuol dire che comunque sono stati fatti dei contropiedi, delle buone azioni, collaborazioni. E dei tiri da 3 quanti ne ha dati Lugo? 21, 8 su 21 Lugo, 7 su 20 Sebino. Quindi percentuali quasi uguali.
Tossebino ha tirato un po' più tiri liberi, però insomma Lugo ha fatto un buon 30 su 64, ha superato nettamente Altosebino nei tiri da due come qualità. Infatti insomma, stringendo un po' in difesa, facendo anche contropiedi semplici, diciamo che metti in saccoccia insomma dei punti importanti, soprattutto a 4:31 dalla fine, 77-62, con Costa Volpino che riprende ad attaccare questa 3-2 che gli ha creati non pochi problemi, soprattutto gli ha concesso dei tiri non semplici, e questa volta Patti commette in frazione di passi. Spatti commette in frazione di passi prima del tiro che aveva infilato la retina, bruciato la retina, non valido questo canestro. Palla ancora gestita dagli uomini di Coach Gallo ad attaccare una 2-3 che trova adesso in post sulla linea di fondo Pederzini, dall'altra parte per Villani, ancora che roba contorta, Legnani. Roba contorta, un'azione un po' contorta. Nessuno. Poi a Pederzini e Spatti commette questa infrazione di sfondamento dopo che Pederzini aveva regalato al pubblico lughese una stoppata di quelle col frastuono. C'era la panchina leggermente in subbuglio per questo. Su un Di Gennaro che poverino era sparato a canestro, viene murato letteralmente, trovato sul taglio con un, permettimi, questo non è uno Swarovski, è uno Swarovski contornato da alcuni morellato. Però se ci pensi, già diverse volte hanno attaccato la loro difesa zona con tagli dietro la linea seconda linea difensiva, sì, quindi sì, anche loro un po' disattenti la difesa di Altosebino su questa situazione. Bravi buon noi per a cercarli. Lugo, buon per Lugo, ancora a gestire questo attacco contro la zona, questa volta è Villani che trova Pederzini sotto canestro, porta 81 i punti dei padroni di casa. Truccolo riaccorcia di nuovo, è il secondo tiro da tre per i Lombardi che va a segno con continuità. Ancora ad attaccare la zona Ruini, ancora Pederzini trovato libero, questa volta trova anche il tiro da tre, 84-68, 2:34 da giocare. Cent'anni trova, cerca spazio girando attorno alla difesa, poi Franzoni litiga col ferro, litiga col pallone, litiga con Villani, nel senso che Villani gli commette fallo chiedendogli in questo momento scusa per l'ala lughese, il suo quarto fallo a 2:20 dalla fine. Manda in lunetta Franzoni per due tiri liberi. Non ha segno il primo. Vediamo che sorte avrà il secondo. Mi sembrano un po' sfiduciati i giocatori lombardi. Va a segno invece il secondo, portando il punteggio sul 69 per i padroni di casa che allungano in questo momento la difesa, superata la metà campo dai lughesi con la coppia Pederzini-Villani. Palla nelle mani di Ruini, solito schema difensivo, questa volta uno contro uno con Spatti. Stavolta Spatti va a cercarsi la stoppata. Si è un po' stufato Spatti di subire e la dentro. Con una spazzolata porta via la palla dalle mani di Ruini, non se ne preoccupa più di tanto la guardia lughese, rimessa in zona d'attacco per Costa Volpino, cent'anni libero Franzoni, piedi per terra, mette a segno i tre punti, ancora in pressing, allungando la difesa Costa Volpino,
ed è bravo di esperienza questa volta a trovare il fallo di un truccolo che è caduto nel trucco di Ruini di farlo arrabbiare. È stato forte, furbo Fabio, perché lo ha prima allontanato con un braccio. Truccolo si è lamentato con l'arbitro sul secondo tentativo di fermare Ruini, gli ha fischiato il fallo, vedi. Truccolo è stato colto in flagrante. Bella linea di fondo di Villani, poi a rimbalzo commette fallo nel tentativo di recuperare palla Pederzini. 1:23 sul tabellone il cronometro, 84 i punti dell'Orva Lugo, 72 per la Vivigas Alto Sebino. Sai, un'altra cosa bella 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 nelle statistiche è che la squadra di Lugo ha su attivo 15 assist di squadra, il che vuol dire che comunque si sono cercati tantissimo durante tutta la partita, e questo insomma è un bel voltafaccia rispetto ad altri tempi, quando magari ci si fidava di più delle giocate individuali, insomma, delle singole giocate, dei singoli, esatto, quindi vuol dire che si stanno provando a giocare sempre più insieme, a giocare di squadra, esatto, e infatti poi come cerca di fare adesso Villani, che si prende due tozzoni, non viene fischiato fallo, possesso ancora per Lugo, poi questa volta subire fallo è di nuovo Ruini da parte di Gennaro, che dovrà accomodarsi in panchina perché questo è il suo quinto fallo, lasciando posto al numero 11 Belloni, mentre ritorna in campo per questo ultimi minuto e 10 secondi ancora da giocare nel quarto tempo Montanari. Pederzini gli lascia il posto Farouk per Villani, fuori dal blocco Ruini, centro area, palleggio e tiro, e Ferro e Truccolo prende il rimbalzo. Centanni accelera le operazioni in fase di tiro e trova una tripla. Villani si carica di portare palla, poi ecco. E poi dopo aver fatto una cosa bellissima fa un'altra cosa altrettanto bellissima. Ragazzi, regalando punto. Manca ancora 44 secondi. Sarabia, coach Gallo. Possiamo morire con la palla in mano. Sì, sì, sì. Ci 40 secondi. Poi adesso c'è anche. Non posso capire la mancanza di città in questi ultimo minuto. Così sentenziò Tampieri. E mi trovo abbastanza d'accordo. In questo frangente si procede a pulire il parquet del Palabanca di Romagna. Il cronometro dice 40 secondi ancora da giocare. Cioè, non è così poco, voglio dire. No. E il punteggio dice 84 Lugo, 76. Cioè, va bene giocare per divertendosi, quello che vuoi, ma non guardiamoci allo specchio. E due tiri liberi. Finché non è finita la partita è meglio non guardarsi allo specchio. E 77 punti. E 78, e siamo solo a 6 punti di vantaggio. Non deve essere piaciuto questa ultima azione a coach Gallo, perché chiama i suoi ad un rapido passaggio sul pino della panchina lughese, anche perché così abbiamo rimesso in attacco e quindi evitiamo il pressing lungo. Bravo, è un vero volpino questo allenatore, le studia tutte. Fox. Va bene, non dico più queste cose. Dalle regie ci fanno facce strane. Conosci Truccoli? Vabbè, toccava anche questo. È la prima volta che viene qua e già conosce tutti i Truccoli. Se vuoi c'è anche questa, guarda. Meschino lui. 84 a 78, 40 secondi sul cronometro ancora di giocare per arrivare alla fine di questo incontro. Gli arbitri richiamano le due squadre in campo in zona d'attacco Lugo per la rimessa in gioco
il quintetto mandato in campo da Coach Gallo è Ruini, Montanari, Villani, Farioli e Legnani. Ascolta, visto che prima avevi detto che cosa dovevamo fare sulla rimessa, puoi dirlo anche adesso? Adesso esce da un blocco Montanari che viene spiaccicato da Belloni, quindi fallo. Sul blocco, quindi fallo, lunetta per... non è così, chi viene però... spiaccicato è Villani, il fallo comunque viene fischiato, in lunetta ci andrà Villani per due tiri liberi. Non te la dico la percentuale finora di Villani e tiri liberi, te la dico cercano dopo. Cercano di fermare il cronometro Costa Volpino per mandare in lunetta, adesso è il momento di stare lì con la testa e portare a casa i punti a cronometro fermo, perché saranno falli che cercherà di fare quando Lugo sarà in possesso di palla Costa Volpino. Velocemente Truccolo dall'altra parte, e questa piove sul bagnato, Truccolo trova il canestro, trova anche un fallo che viene fischiato, 80-85, 32-2. Ci piace finale. Complicarci la vita, ci piace finale da morire. Finale col al Cardio Palma. Truccolo non va, per Palma. Fortuna c'è il rimbalzo di Villani che subisce fallo da parte di Franzoni, andrà di nuovo in lunetta, ma un solo secondo è passato, quindi vediamo di portare a casa questa volta due punti e avere tempo di sistemare la difesa, non come la volta successiva che sul secondo tiro sbagliato. Non ricordare il passato. Il passato deve essere sempre memoria del presente per insegnare il futuro. Che saggezza. Cioè, beh, che adesso questo cabine. È il vero Swarovski, cioè, della serata. Adesso me ne vado a casa, perché dopo una cosa del genere. Cioè. Intanto, detto questo, abbiamo combinato? Abbiamo 2-2 che porta 7 punti di vantaggi di Lugo. Legnani si appiccica. Planezio cerca un tiro, ma trova il rimbalzo a Farioli. Calma, aspetta che freddo. Qualcuno gli commetta fallo addosso, nessuno gli commette fallo. Allora tira la palla dall'altra parte per un Villani con una sottomano, 10 secondi. Lasciamolo andare, Truccolo, Franzoni tira, poi basta, recupera, dai, ancora finita. Palla finita, partì